Abbiamo sentito come sia importante ragionare in termini di agricoltura non in maniera scollegata dal resto degli altri settori. Ormai è sempre più fondamentale una programmazione organica di tutte le attività economiche e quindi agricoltura che può essere il volano per altri interventi in altri settori. I marchi regionali d'altronde possono essere proprio degli strumenti per perseguire obiettivi che non sono solo agricoli, non solo economici, ma basti pensare all'ambiente, alla sicurezza, al turismo, quindi è sempre importante ragionare in maniera coordinata, quindi una intersettorialità della programmazione è ormai un elemento imprescindibile. E ora do la parola a Denis Pantini che appunto ci farà un'analisi di contesto che ci aiuterà a capire sia quello che è stato fatto in questo periodo di programmazione 2007-2013 e soprattutto ci darà degli spunti anche per il prossimo periodo, quindi possibili interventi per valorizzare sempre di più la qualità e le filiere. Grazie. Ne salutare tutti, ringrazio la Regione Marche per avermi invitato oggi a parlare di filiere di qualità. Come molti di voi sapranno, non è facile dare dei numeri sulle filiere di qualità perché oltre ai prodotti DOP e IGP non esistono molte altre statistiche in grado di fotografare un po' questo settore. Quindi io mi scuso fin da adesso se i dati che andrò adesso ad illustrarvi sono legati quindi solo a una parte di queste filiere di qualità, anche se chiaramente gli interventi che seguiranno dopo con le testimonianze di tutte le regioni potranno, diciamo così, completare un po' questo quadro. Allora, però è vero un'altra cosa, è vero che quando parliamo di filiere di qualità, prodotti di qualità, ci sono delle problematiche e delle opportunità di sviluppo che fondamentalmente sono comuni a tutte queste tipologie di prodotti, sia quindi che si parli di prodotti DOP e IGP riconosciuti, sia che si tratti anche di prodotti locali inseriti in una filiera regionale. Infatti il mio intervento illustra fondamentalmente tre aspetti principali collegati a queste filiere. Sono in una prima panoramica di quello che è accaduto negli ultimi anni a tutto il sistema dei prodotti di qualità, sia a livello europeo ma soprattutto a livello nazionale, individuando in particolare quelle che sono le problematiche e le opportunità di sviluppo che sono ricollegabili a questi tipi di produzioni. Il secondo aspetto invece è legato a quella che è la percezione, il posizionamento di questi prodotti presso il consumatore e quindi mi rifaccio un po' a quello che diceva anche adesso il referente della Camera di Commercio sul fatto che c'è un generale apprezzamento, diciamo, dei consumatori verso quel tipo di prodotto, apprezzamento che però non sempre poi si traduce nell'acquisto vero e proprio, nel riconoscimento di un prezzo più elevato, ma che comunque, come vedremo, ci sono, diciamo così, una sorta di percezione o comunque propensione all'acquisto che è superiore ad altri prodotti. Infine l'ultimo aspetto, e qui mi ricollego invece a quello che diceva adesso alla questione delle quali interventi mettere in campo anche con la nuova programmazione per valorizzare ulteriormente queste produzioni. Vengo al primo punto. Allora, negli ultimi 10 anni, quando parliamo di prodotti DOP e IGP a livello europeo, c'è stata una vera e propria rincorsa alla registrazione. Se vedo quello che erano il numero di prodotti riconosciuti a livello comunitario nei primi anni 2000, praticamente in 10 anni c'è stato una sorta di raddoppio di questi riconoscimenti, arrivando a superare la barriera dei 1000 prodotti riconosciuti. Se guardo quello che è accaduto a livello economico, diciamo che questa esplosione non c'è stata, cioè dal 2005 al 2010 abbiamo un valore riconosciuto a questi prodotti a cavallo dei 16 miliardi di euro, che appunto, considerato in un lasso di 5 anni, rappresenta una crescita di circa il 20% contro quel raddoppio che vi ho fatto vedere in precedenza. Si tratta di un aggregato importante, anche se commisurato a livello complessivo di quelli che sono i valori della produzione di tutto l'alimentare europeo, siamo comunque di fronte a una piccola parte, circa il 2%. L'Italia all'interno di questo sistema è, diciamo così, detiene la leadership, perché dal punto di vista sia dei riconoscimenti che del valore economico ha comunque il primato rispetto a questo aggregato. In Italia abbiamo circa, ormai ci avviciniamo ai 250 prodotti riconosciuti, pari al 23% di tutto il paniere europeo, e un valore alla produzione che è circa 6,5 miliardi di euro.
Le aziende collegate a questo sistema sono un aggregato di circa 80.000, che rappresentano più o meno il 10% di tutte le aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio. Un dato che è interessante notare è la propensione all'export. Se io rapporto il valore all'export sul totale della loro produzione, sono a cavallo di circa il 30%. Pertanto, per darvi un termine di paragone, la propensione all'export di tutto l'agroalimentare italiano è inferiore al 20%. Quindi questo ci dice fondamentalmente, anche riprendendo le parole della Camera di Commercio precedentemente fatta, è che questi prodotti sono conosciuti all'estero e c'è un generale apprezzamento anche degli stranieri visto questi tipi di prodotti. Si tratta però di un aggregato molto polverizzato, cioè non è che tutti i prodotti DOP e IGP riescono a varcare le soglie, i confini nazionali, anzi, se io guardo quelli che sono i prodotti che hanno una maggior riconoscibilità e un maggior apprezzamento all'export, non sono tanti. Anche dal punto di vista dell'incidenza sulla produzione complessiva, vedete da questa diapositiva come i primi 10 già di per sé fanno oltre l'80% di tutto il valore dei prodotti DOP e IGP nazionali. Sono questi fondamentalmente i prodotti che oggi varcano la soglia nazionale, sono questi prodotti che anche in virtù di elevati quantitativi di offerta potremmo dire che danno una maggior redditività agli stessi produttori che sono collegati. Perché dico questo? Perché chiaramente c'è un altro dato, un altro aspetto che è interessante e che ci induce a pensare perché è importante tutelare e salvaguardare i prodotti locali, i prodotti regionali, perché comunque i prodotti comunque collegati a filiere locali hanno degli impatti che vanno ben oltre l'aspetto meramente produttivo del prodotto finito. Al di là degli aspetti collegati alla valorizzazione territoriale, voi per sinergia col turismo, voi per sinergia con il commercio, ci sono anche degli altri aspetti molto importanti che invece sono collegati alle filiere a monte. Se io prendo il dato di quella che è la produzione di carni preparate DOP e IGP italiane e di formaggi DOP italiani, vedo che fondamentalmente queste due filiere hanno degli impatti sull'allevamento dei suini a monte e della produzione di latte molto importante. I formaggi DOP italiani praticamente trasformano quasi la metà di tutto il latte vaccino prodotto in Italia. A maggior ragione i prosciutti e i salumi DOP IGP italiani praticamente incidono per oltre il 65% di quelli che sono i suini macellati ogni anno in Italia. Quindi capite bene come questi impatti, che poi derivano fondamentalmente anche da una questione normativa, perché per avere la DOP IGP io devo comunque essere ricollegato alle materie prime di un territorio, hanno degli impatti che sono ben più rilevanti di quelli che si fermano al solo valore economico dei prodotti trasformati. Ma la grande domanda che poi interessa soprattutto i produttori quando devono decidere se aderire meno a una filiera certificata è: ma il prodotto a marchio mi dà una redditività superiore al prodotto non a marchio? Allora, se io lo guardo dal punto di vista dei prezzi, potremmo dire che, almeno in una prima fase, sì, questa redditività sembra esserci. Questo è il risultato di uno studio che la Commissione europea ha qualche settimana fa pubblicato, dove ha messo a confronto il differenziale di prezzo tra i prodotti DOP e IGP per determinati settori rispetto a quelli che sono prodotti non a marchio. E tolti i vini, dove addirittura il differenziale è superiore quasi del doppio, ma qui è anche difficile mettere a paragone delle denominazioni con dei prodotti non a denominazione perché molto spesso non esistono. Dicevo, nell'altro caso, dove questa comparazione, seppur tirata, può essere messa a confronto, il grafico vi fa vedere come questa differenza fondamentalmente ci sia. Però per capire, come sapete bene, se c'è redditività non basta sapere se il prezzo è più alto, bisogna anche capire quant'è il costo in più che io devo pagare per aderire a una filiera certificata. Qui è più difficile fare una valutazione, però molti di voi sanno che produrre secondo un disciplinare costa di più. Costa di più perché ci sono tante tipologie di costo e di spese che altri prodotti non sostengono. E una classificazione di questi costi è qui riportata in figura. Ci sono dei costi che vengono sostenuti prima di poter avere il riconoscimento, altri che sono diretti collegati alla certificazione, alla promozione, alla valorizzazione, e altri costi indiretti che invece sono collegati al fatto che un'azienda agricola o un produttore alimentare, per poter far parte di una filiera, molto spesso deve adattare anche il proprio ciclo produttivo.
Tutto questo ci dice fondamentalmente che non è così semplice capire se aderire a una filiera certificata dà una maggiore redditività o meno, però per capire quanto questo sia anche potenzialmente ottenibile è bene fare un ulteriore passaggio, cioè capire quello che dicevo prima, qual è la propensione dei consumatori ad acquistare i prodotti a qualità certificata. E anche qui vi riporto due tipologie di dati. La prima è una ricerca di Eurobarometro che è uscita l'anno scorso e questa è stata fatta sui consumatori europei, chiedendo fondamentalmente quali erano i principali aspetti che nell'acquisto di un prodotto alimentare il consumatore prende in considerazione. Guardando la percentuale delle risposte di chi dice che è molto importante o abbastanza importante la provenienza geografica del prodotto, vedete come si raggiunga fondamentalmente più del 70%, anche se questo valore viene dopo l'item del prezzo e della qualità. Però se io guardo cosa hanno detto i consumatori italiani, allora in questo caso posso rinfrancarmi un attimo, perché la provenienza del prodotto dal punto di vista dell'origine geografica coinvolge un maggior numero di consumatori rispetto alla media europea e viene più o meno rispetto anche a chi ha detto che il prezzo rappresenta il fattore principale. Un altro dato interessante e che ci distingue fondamentalmente rispetto ai consumatori europei è quanto siamo attenti nel momento dell'acquisto di un prodotto al fatto che il prodotto riporti un marchio di qualità. E anche in questo caso, guardando la torta di destra, vedete come chi ha risposto che c'è questa attenzione tutte le volte che fa un acquisto o chi lo fa a volte è sempre superiore all'area del consumatore europeo. Però c'è, diciamo così, una questione negativa. E il fatto è che quando poi si chiede quali di questi marchi, facendo vedere i loghi, il consumatore italiano è in grado di riconoscere, vediamo delle percentuali che per quanto riguarda i prodotti DOP e IGP francamente non permettono di essere molto allegri. È vero che il consumatore italiano sembra riconoscere i DOP e IGP più di quanto lo faccia la media europea, però è anche vero che se considerate che i marchi DOP e IGP sono ormai presenti sul mercato da più di 15 anni, sapere che solo un consumatore su tre è in grado di riconoscerli francamente non lascia ben sperare a quella che potrebbe essere, diciamo così, la possibilità di acquisto diretto poi di questo prodotto, o quantomeno riconoscere agli stessi produttori un markup, un valore aggiunto in più per il solo fatto di aderire a una filiera certificata. Altro dato, passando dalle rilevazioni comunitarie passiamo a quelle invece italiane. Qui vi riporto i dati di un'indagine che abbiamo fatto l'anno scorso su un campione di 1000 responsabili di acquisto delle famiglie italiane. Anche qua abbiamo riproposto più o meno le stesse domande, e cioè abbiamo chiesto qual era l'aspetto principale nell'acquisto di un prodotto alimentare, dettagliando maggiormente la domanda. Allora, innanzitutto l'abbiamo fatto in un momento di forte crisi economica e questo fondamentalmente spiega anche perché il fattore prezzo rappresenta uno dei fattori principali nella scelta di acquisto dei prodotti alimentari. Però c'è un altro dato che fondamentalmente in un certo senso dà una maggior certezza o quantomeno permette di fare delle valutazioni ulteriori su quelle che sono l'apprezzabilità del consumatore verso i prodotti locali, e cioè il fatto che un 40% dei consumatori dica che comunque quando sceglie di comprare un prodotto italiano. Al contrario, se io guardo quelli che come primo fattore di risposta mi dicono compro solo perché c'è un DOP IGP o perché c'è un marchio regionale, vedete che siamo appena al 5%. Confrontando questi dati anche con la capacità di reddito, col reddito medio della famiglia, il dato che salta fuori è che questi prodotti di qualità sembrano interessare maggiormente le fasce più alte dei redditi. E la stessa cosa avviene anche nel momento in cui si chiede se un prodotto, se un marchio di qualità DOP IGP o regionale fondamentalmente identifichi effettivamente un prodotto di qualità. E fortunatamente questa corrispondenza sembra esistere, sia per quanto riguarda il marchio DOP, ma anche per i marchi che garantiscono la provenienza, tra cui sicuramente rientrano quelli regionali. L'ultimo dato della nostra indagine era capire fondamentalmente anche come erano posizionate le regioni rispetto al grado di apprezzamento del consumatore per i propri prodotti. E qui vedete fondamentalmente la classifica delle 20 regioni. Chiaro che
dovete tener conto che il consumatore, quando ha dichiarato una regione, non l'ha fatto solo sulla questione se un prodotto mi piace o meno, un prodotto è più buono di un altro. Conta anche ovviamente l'ampiezza della gamma dei prodotti offerti dalle singole regioni. Questo spiega anche perché l'Emilia-Romagna, che è la produttrice di quei prodotti DOP e IGP più noti e famosi in tutto il mondo, venga al primo posto con il 20% dei consumatori che dichiarano questa regione come la prima per prodotti alimentari prodotti. Mentre le Marche, da questo punto di vista, e mi permetto di sottolineare le Marche, anche se qui sono presenti tutte le regioni, ma visto che ci troviamo a Fermo, diciamo, le Marche vengono riconosciute solo dal 2% dei consumatori come la regione, diciamo così, che in una eventuale classifica produce i prodotti più apprezzati dallo stesso consumatore. Però questo, ripeto, non è una classifica sulla bontà o meno dei prodotti, quanto anche sull'ampiezza dei prodotti che una regione offre. E infatti, se io vado a vedere quello che è il paniere regionale DOP e IGP, mi accorgo che nel panorama complessivo nazionale le Marche detengano un ruolo minoritario, proprio perché siamo di fronte a meno di 10 prodotti riconosciuti per un valore alla produzione inferiore a 10 milioni di euro. Perché? Perché sono ovviamente prodotti piccoli, non sono certo quei 10 prodotti che vi ho fatto vedere in precedenza che invece fatturano diverse migliaia, anzi milioni di euro annualmente. Chiudo il mio intervento su quelli che potrebbero essere quindi le raccomandazioni legati a questi prodotti di qualità, e ripeto però a tutti i prodotti di qualità, e quindi mi permetto anche di dire nei confronti di quelle che sono le filiere certificate a livello regionale. Quello che deve essere sottolineato è che nel passato, ma anche attualmente, ci sono, pur di fronte a una rincorsa sempre più elevata di riconoscimenti DOP e IGP, ci sono anche dei casi in cui i produttori escono dalle filiere certificate, proprio perché, come dicevo prima, non ottengono quella redditività che magari inizialmente pensavano di ottenere aderendo a una filiera. Perché? Perché molto spesso il mercato non riconosce un valore, un prezzo più elevato in grado di coprire i costi che invece ci sono in più rispetto a una filiera non certificata, e questo spesso porta i consumatori a una sorta di disaffezione rispetto a questi sistemi. Perché questo? Perché chiaramente quando si intraprende un percorso di qualità certificata i produttori hanno delle aspettative che il mercato molto spesso non soddisfa, e il problema sta nel fatto, per quella cosa che vi dicevo prima, cioè se noi non conosciamo i marchi e quindi quello che sta dietro ai marchi, difficilmente sono disposto a pagare di più, anche se effettivamente dietro al marchio c'è una qualità in più. E questo ci induce a pensare che nel momento in cui decidiamo di intraprendere un percorso di valorizzazione di questi prodotti, dovremo quantomeno mettere già in preventivo dei percorsi di comunicazione e informazione maggiore nei confronti dei consumatori. E queste attività sono comunque propedeutiche a qualsiasi altro tipo di attività che, ripeto, sono comuni un po' a tutte le filiere. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che, al di là di quei 10 prodotti che vi ho fatto vedere in precedenza, il paniere dei prodotti di qualità italiano è fatto da tanti piccoli prodotti e tanti piccoli produttori. Quindi quello che vale per l'agricoltura in generale, cioè il fatto che, essendo molto polverizzata, non permette di avere quel potere contrattuale nei confronti degli attori a valle della filiera, quindi distributori e commercianti, non permette a sua volta neanche di avere quella redditività necessaria a poi sostenere l'intero ciclo produttivo. Quindi, al di là dell'attività di comunicazione e promozione, che ripeto è propedeutica a qualsiasi altro tipo di attività, non dobbiamo dimenticare come anche nelle filiere certificate di qualità occorra intraprendere altri percorsi, altri interventi che attengono soprattutto la leva organizzativa. Quanto più riusciremo a organizzare i produttori e le produzioni / commercializzazioni, noi riusciremo anche più ad avere un maggior potere contrattuale e una maggior capacità di redditività per le imprese collegate alla filiera certificata. È importante ragionare anche sui servizi a supporto delle imprese, quindi servizi che riguardano la stessa tecnica, la consulenza del marketing e la procedura di certificazione. Ancora gli altri due aspetti, e scusate se vado veloce ma non voglio togliere poi spazio al dibattito che seguirà, è importante anche ragionare sui rapporti con le istituzioni. Qui sulla semplificazione burocratica è una di quelle cose che si dice spesso, ma che
alla luce di quelle quattro tipologie di costi che vi facevo vedere in precedenza, rappresenta forse una delle bestie nere per i produttori nel momento in cui decidono di aderire alle filiere certificate. E l'ultimo aspetto che mi preme sottolineare è quello della promozione territoriale. Quanto più si riesce a mettere a sistema i prodotti col sistema, diciamo così, scusate il gioco di parole, di valorizzazione turistico e commerciale, tanto più il valore aggiunto che potrà esprimersi da entrambi i due asset sarà superiore, in grado di dare ulteriore redditività ai produttori. Chiudo con due passaggi molto veloci su quelli che sono gli strumenti, uno appena approvato, l'altro in corso ancora di negoziazione, su quelli che potrebbero essere gli strumenti a supporto della qualità per i prossimi anni. Il primo è sicuramente il pacchetto qualità, il regolamento, cioè 1151, che sostituisce il 509 e 510 del 2006, che è stato recentemente approvato e che all'interno prevede degli ulteriori interventi a supporto delle filiere certificate, quali ad esempio la possibilità di applicare dei marchi d'area territoriali accanto a quello della DOP e l'IGP o altre indicazioni in etichetta che possono facilitare il consumatore nel riconoscere un prodotto derivante da un determinato territorio, e alla luce del fatto che, come dicevo prima, i consumatori riconoscono poco o niente di DOP e IGP, è sicuramente un aspetto importante. Il fatto che si sia stabilita una sorta di protezione ex officio, cioè il fatto che i prodotti che vengono copiati all'estero possano d'ufficio da parte delle autorità designate nei singoli Stati membri dell'Unione Europea essere attivate procedure che combattono questa sorta di agropirateria senza che sia lo stesso consorzio a fare richiesta alle autorità locali, così come anche vengano previste degli supporti finanziari a sostegno delle spese legali per queste attività nel nuovo piano sviluppo rurale. E gli ultimi due aspetti, una semplificazione burocratica per la registrazione che riduce, anzi dimezza i tempi per, almeno sulla carta, per la registrazione dei marchi DOP e IGP, in particolare la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale che da 6 mesi passa a 3 mesi. L'ultimo aspetto è quello di un ulteriore rafforzamento del ruolo dei consorzi di tutela, che come sapete fino ad oggi invece sono sempre stati trattati in maniera un po' diciamo così superficiale nell'ambito del regolamento. L'altro aspetto, e qui chiudo il mio intervento, è quello sul nuovo regolamento sviluppo rurale, che dicevo è ancora in fase di negoziato, perché dopo la proposta della Commissione europea c'è stata la controproposta del Parlamento europeo approvata proprio la settimana scorsa in plenaria. Adesso partiranno i triloghi per arrivare a una definizione completa entro giugno 2013, al cui interno oggi, se guardo la proposta della Commissione, trovo che la misura per il supporto all'adesione delle imprese filiere certificate c'è, esiste tuttora, mentre non trovo quello sugli incentivi alla promozione e commercializzazione, quello che nell'attuale PSR era identificato con la misura 133. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato chiaro.